Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me. Poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia. Vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia, per chiederti cosa spiriti più ardenti. Che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà, Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, aiutami a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna e guidare tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà, così io possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 12, 15 aprile 1919. Stavo fondendomi nel volere santo del mio sempre amabile Gesù, e insieme con il mio Gesù la mia intelligenza si perdeva nell'opera della creazione, adorando e ringraziando per tutto e per tutti la Maestà Suprema. Ed il mio Gesù, tutto affabilità, mi ha detto: Figlia mia, nel creare il cielo, prima creai le stelle come astri minori, e poi creai il sole, astro maggiore, dotandolo di tale luce da eclissare tutte le stelle, come nascondendolo in sé, costituendolo re delle stelle di tutta la natura. È mio solito fare prima le cose minori, come preparativo alle cose maggiori, e queste come corona delle cose minori. Il sole, mentre è il mio relatore, adombra insieme le anime che formeranno la loro santità nel mio volere. I santi che sono vissuti allo specchio della mia umanità e come all'ombra della mia volontà saranno le stelle, quelli che formeranno la loro santità nel mio volere, sebbene dopo, saranno i soli. Questo ordine lo tenni pure nella redenzione. La mia nascita fu senza strepito, anzi, negletta. La mia infanzia senza splendore di cose grandi innanzi agli uomini. La mia vita di Nazareth fu tanto nascosta che vissi come ignorato da tutti. Mi adattavo a fare le cose più piccole e comuni alla vita umana.
Nella vita pubblica ci fu qualche cosa di grande, ma pure chi conobbe la mia divinità? Nessuno, neppure tutti gli apostoli. Passavo in mezzo alle turbe come un altro uomo, tanto che tutti potevano avvicinarmi, parlarmi e si occorreva anche disprezzarmi. Ed io, interrompendo il dire di Gesù, ho detto: «Oh Gesù, amore mio, che tempi felici erano quelli! Più felice quella gente che poteva, solo che lo volevano, avvicinarti, parlarti e stare con te». E Gesù: «Ah, figlia mia, la vera felicità la porta la mia volontà. Solo essa racchiude tutti i beni nell'anima e, facendosi corona intorno all'anima, la costituisce regina della vera felicità. Esse solo saranno regine del mio trono, perché sono parto del mio volere. È tanto vero questo che quella gente non fu felice. Molti mi videro, ma non mi conobbero, perché il mio volere non risiedeva in loro come centro di vita. Quindi, ad onta che mi videro, rimasero infelici. E solo quelli che ricevettero il bene di ricevere nei loro cuori il germe del mio volere si disposero a ricevere il bene di vedermi risorto. Ora, il portento della mia redenzione fu la risurrezione, che più che fulgido sole coronò la mia umanità, facendovi splendere anche i miei più piccoli atti di uno splendore e meraviglia tale da far stupire cielo e terra. Risurrezione che sarà principio, fondamento e compimento di tutti i beni, corona e gloria di tutti i beati. La mia risurrezione è il vero sole che glorifica degnamente la mia umanità. È il sole della religione cattolica, è la vera gloria di ogni cristiano. Senza la risurrezione sarebbe stato come il cielo senza sole, senza calore e senza vita. Ora, la mia risurrezione è simbolo delle anime che formeranno la santità nel mio volere. I santi di questi secoli passati sono simboli della mia umanità, perché sebbene rassegnati non hanno avuto l'attitudine continua nel mio volere, quindi non hanno ricevuto l'impronta del sole della mia risurrezione, ma l'impronta delle opere della mia umanità prima della risurrezione. Perciò saranno molti, quasi come stelle mi formeranno un bel ornamento al cielo della mia umanità, ma i santi del vivere nel mio volere, che simboleggeranno la mia umanità risorta, saranno pochi. Difatti la mia umanità prima di morire, molte turbe e folla di gente la videro, ma la mia umanità risorta la videro pochi. I soli credenti, i più disposti, potrei dire solo quelli che contenevano il germe del mio volere, perché se ciò non avessero, mancava a loro la vista necessaria per poter vedere la mia umanità gloriosa risorta e quindi essere spettatori della mia salita al cielo. Ora, se la mia risurrezione simboleggia i santi del vivere nel mio volere, e questo con ragione, perché ogni atto, parola, passo, eccetera, fatto nel mio volere, è una risurrezione divina che l'anima riceve, è un'impronta di gloria che subisce, è un uscire di sé per entrare nella mia divinità e nascondersi nel fulgido sole del mio volere, e vi ama, opera e pensa, che meraviglia se l'anima resta tutta risorta ed immedesimata nello stesso sole della mia gloria e mi simboleggia la mia umanità risorta. Ma pochi sono quelli che si dispongono a ciò, perché le anime nella stessa santità vogliono qualche cosa di proprio bene. Invece la santità del vivere nel mio volere nulla, nulla ha di proprio, ma tutto di Dio. E per disporsi le anime a ciò, a dispogliarsi dei beni propri, troppo ci vuole. Perciò non saranno molti. Tu non sei nel numero dei molti, ma dei pochi. Perciò stai sempre attenta alla chiamata e al tuo volo continuo. 19 aprile 1919. Continuando il mio solito stato, mi sentivo tutta afflitta ed il mio sempre amabile Gesù nel venire mi ha stretto
e cingendomi col suo braccio il collo mi ha detto: Figlia mia, che hai? La tua afflizione pesa sul mio cuore e mi trafigge più che le stesse mie pene. Povera figlia, tu hai compatito tante volte me e preso su di te le mie pene. Ora voglio compatire te e prendere io la tua pena. Mi stringeva tutto al cuore e tirandomi fuori di me stessa ha soggiunto: Sollevati, figlia mia, vieni nella mia divinità per poter meglio comprendere e vedere ciò che faceva la mia umanità pro delle creature. Io non so dire ciò che ho compreso, in molte cose mi mancano i vocaboli, dico solo quello che mi ha detto il mio dolce Gesù. Figlia mia, la mia umanità fu il solo organo che riordinò l'armonia tra il creatore e la creatura. Io feci per ciascun'anima ciò che tutte erano obbligate a fare verso il loro creatore, non escludendo neppure le stesse anime perdute. Perché di tutte le cose create dovevo dare al Padre gloria, amore e soddisfazione completa. Con questa sola differenza, che le anime che in qualche modo soddisfano i loro doveri verso il Creatore, quasi nessuna giunge a soddisfarli tutti, alla mia si unisce la loro gloria e tutto ciò che fanno resta come innestato nella mia. Le anime perdute invece restano come membra inaridite, che mancando gli umori vitali non sono atte a ricevere nessun innesto del bene che ho fatto per loro, ma solo atte di bruciare nel fuoco eterno. Sicché la mia umanità restituì l'armonia perduta tra creatura e creatore e la suggellò a prezzo di sangue e di pene inaudite. Allora, avverto che sia importante. Per quanto il primo brano che abbiamo letto è stupendo e ci avremo modo di soffermarci un po', però cominciare proprio da queste ultime considerazioni di Gesù per comprendere una cosa fondamentale, per comprenderla, per tornarci, perché già tante volte è stato oggetto di meditazione, che è il riordino dell'armonia, riordinare l'armonia, queste due parole che ricorrono in continuazione negli scritti, ordine e armonia. Che cosa è successo e qual è stata l'operazione fatta dall'umanità santissima di Gesù? Attenzione, a prescindere dal beneficio che ne traggono le creature, perché Gesù dice: ha fatto queste cose anche per le anime perdute. Una cosa molto semplice: le opere di Dio sono tutte perfettissime. Questo ce lo dobbiamo mettere bene in testa. Se ricordiamo il titolo della meditazione precedente, si inserisce in questa perfezione anche una sola nota discordante, ci deve essere qualcuno che ripara questa distonia oggettiva. Ecco perché l'umanità santissima di Gesù, per tutta la sua vita terrena, è stata occupata nel rifare tutto ciò che le creature erano obbligate a fare verso il loro creatore e che quasi nessuno fa, e che anche quelli che lo fanno non lo fanno in maniera perfetta o perfettissima, perché non soddisfano tutti i doveri verso il creatore. Doveri che ci sono verso il creatore, perché il fatto che il nostro creatore non li esiga sotto, come dire, sotto minaccia immediata almeno, non significa che non ci siano. Noi abbiamo il dovere di lodarlo al Signore, il dovere, non l'optional, capito? Se mi va faccio una lode al Signore, se no no, non abbiamo il dovere di lodarlo, abbiamo il dovere perpetuo di ringraziarlo. La Chiesa ce lo ricorda durante la Santa Messa, è veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere, oltre che fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo. Ma chi lo fa? Vediamo chi lo fa. Chi è che trascorre le giornate a costellarle con una serie di grazie, Signore? Io, da sacerdote, con la stragrande maggioranza delle persone che conosco, che incontro, che ascolto, sono un continuo lamento, per carità, non voglio apparire, non è che si tratta di essere insensibili o con il cuore duro, non comprendere le sofferenze altrui, per carità,
o non accoglierle con bontà, con amore e misericordia. No, sto parlando di dati oggettivi. Una vita che eleva continuamente lamenti al nostro Signore non adempie al dovere che ha di ringraziarlo di tutti, perché sta competitivamente dicendo al nostro Signore che non ne ha fatta una dritta nella nostra vita. Lui, tra l'altro, non noi, come è in verità. Dovere di lodarlo, dovere di ringraziarlo. Dovere di adorarlo. In tutto e per tutto, l'adorazione. L'adorazione esterna, quando l'adorazione soprattutto interna del cuore, l'adorazione della mente, quando noi non capiamo tante cose, sottomettiamo la nostra mente a Dio dicendo: Signore, non ci capisco niente. Capisci tu e capiscono tutti. Andiamo avanti lo stesso. Il dovere di ripararlo. Questo ancora meno, siamo nel mese di giugno. Questa cosa ai mortali non gli entra in testa. Quando noi combiniamo dei guai, questo ce lo dobbiamo mettere bene in testa, e la sapienza della Chiesa ce lo ricorda, perché quando ci andiamo a confessare, il sacerdote ci dice per penitenza. La penitenza si chiama tecnicamente soddisfazione sacramentale. E che cos'è? È la riparazione, perché Dio ti perdona i peccati che hai fatto, ti perdona 70 volte 7, 70 miliardi di volte. Ma quei peccati, con quei peccati tu hai fatto dei danni a te e al prossimo, spesso e volentieri. Per alcuni tipi di peccati, penso che tutti lo sappiano, ma si apre il catechismo della Chiesa Cattolica, si legge, tipo quando uno ruba, è obbligato a restituire quello che ha rubato. D'accordo? Obbligato. E se non può restituire al diretto interessato, deve prendere la somma che ha rubato o l'equivalente in denaro e darla in elemosina. Non è un optional, d'accordo? Questo è proprio insito. Se uno ha tolto la fama al prossimo, l'ha calunniato, gliene ha messo in sacca e in asporta, la deve riparare e con gli stessi mezzi con cui gliela tolta. Perché se io ho fatto un articolo diffamatorio su un giornale, io vado da quel giornale e faccio un articolo di tenore contrario, restituendo a quella persona l'onore che gli ho tolto. Ma questo vale per tutte le cose. D'accordo? Perché noi, peccando, alteriamo l'ordine e l'equilibrio istituito da Dio. È certo che Lui ci perdona, è certo che Gesù ha già riparato tutto quanto, ma qualcosa ce la devi mettere pure tu, per ragioni di giustizia. Perché se Dio volesse, c'è un sacramento che è il battesimo, una volta sola, dà l'incarico soltanto a Gesù di mettere a posto tutto quanto. Col battesimo si mette a posto tutto quanto. Tutti i peccati e tutte quante le obblighi di riparazione sono tutti quanti assunti da Gesù. Ma come insegna la Chiesa, Gesù è morto una volta sola. E quindi, per giustizia, una sola volta mette a posto tutto lui. Se continui a fare guai, lui mette a posto l'80%. Al 20 lo devi prendere, è come quando uno fa un lavoro, no? I lavori nelle chiese, dice la CEI finanzia al 70% e il resto ce lo devi mettere tu. Ecco, questa è una buona. Ma riparare in questo senso è un dovere, non è massiva. Ma quasi quasi c'ho voglia, facciamo qualche piccola penitenza. E tarda che bravo che sono, ho fatto pure qualche piccola penitenza. No, no, questo è un dovere, questo qui. Un dovere. E il dovere di dare gloria a Dio, glorificate il Signore con la vostra vita, è una delle formule di congedo della messa, no? Andate in pace. Ma questa formula di congedo della messa è la copia e incolla di una frase delle lettere di San Paolo: glorificate il Signore con la vostra vita, glorificate Dio nel vostro corpo. E chi lo fa questo qui? Glorificate Dio nel vostro corpo oggi. Chi è che vive perfettamente la purezza, prima, durante e dopo il matrimonio? Chi è adesso che arriva il caldo dell'estate, specialmente tra le signorine, che è capace di, in nome della decenza, di sopportare un pochino di caldo, che tanto non è che ne senti molto di meno se la decenza la violi? Chi è capace? Chi è che fa questo oggi? Ma glorificare Dio è un dovere, capito? Trattare il tuo corpo come tempio dello Spirito Santo, che lo è, tu che fai la comunione, non profanarlo, è un dovere. Non è un optional, non è un pio pensiero. Non è, vabbè, mo gli faccio un favore al nostro Signore, facciamo così. No, no, non lo è.
Chi ha fatto questo per tutti? Nostro Signore Gesù Cristo. E attenzione, quindi tutti i disordini fatti da noi, tutti, sono stati tutti quanti in spalla, tutti in carico al nostro Signore, che li ha già riparati tutti, veramente. Perché? Perché l'ordine oggettivo che c'è nel cosmo deve essere riequilibrato. Perché Dio non sopporta che sia squilibrato da degli squilibrati come siamo noi. Ora, tu, io, possiamo ringraziare per questo e imitare quello che ha fatto Gesù, fare i nostri suoi atti e fare anche degli atti simili a quelli che Gesù ha fatto, e in quel caso, dice Gesù, alla mia si unisce la loro gloria. Oppure sprobuttare tutto, sprecare tutto, infischiarcene di tutto, sputare addosso a tutto fino alla fine, andarcene all'inferno, e così resterà semplicemente l'umanità di Gesù, che comunque ha riparato tutti i guai che ho fatto, e un'anima seccata e disinnestata, perché priva di umore vitale, che sceglie di andarsene a finire all'inferno, dove c'è tutta la monnezza che brucia. Questo è importantissimo, perché cale divina volontà, se noi non riusciamo e non tendiamo verso questo ordine armonico, verso questo equilibrio, verso l'adempimento di tutti quanti i nostri doveri verso il nostro creatore, tutto ciò che erano obbligate a fare verso il loro creatore, obbligate, non è un optional, non è un favore. Ecco, detto questo, ecco, nel primo paragrafo che abbiamo letto c'è la duplice santità, no? Descritta da Gesù, che, diciamo così, è rappresentata da alcune metafore. La sua santissima umanità terrena, prima della risurrezione, e la sua umanità glorificata dopo la risurrezione. L'immagine delle stelle del cielo e l'immagine del sole. Ecco, la santità di coloro che hanno cercato di fare la divina volontà imitando la santissima umanità di Gesù, questo è regola, come dire, antichissima dell'ascetica. Diventare santo significa imitare nostro Signore Gesù Cristo. C'è un best seller che rimane sempre nuovo oltre che antico, che è L'imitazione di Cristo di Tommaso da Kempis, che è un classico della spiritualità, bellissimo. Io ricordo con nostalgia, ecco, quando ero giovane, le prime volte che lessi, innamorato, insomma, di questo libretto, che nel silenzio, nella solitudine, ecco, cercavo di immaginarmi anche l'atmosfera, no? Perché si capisce che è un testo scritto, diciamo, all'ombra del chiostro, quindi in ambienti monastici, no? Quando ci sono alcuni passaggi, ecco, sembra quasi di starci dentro, ecco, un bel monastero pieno di gente, insomma, come era a quei tempi. Oggi, insomma, sono rimasti soltanto musei ricchi di pietre, ma purtroppo spogli di persona, molti di loro, no? E l'imitazione di Cristo è una grande cosa, d'accordo? Certamente, l'imitazione di Cristo comporta, come spiega Gesù, un esercizio continuo, uno sforzo che è fatto, come dire, di alti e bassi, di momenti migliori, di momenti migliori. Non c'è un'attitudine continua nel suo volere. Ecco. Ma noi sappiamo che la vita nella divina volontà non è semplicemente la contemplazione e l'imitazione dell'umanità santissima di Gesù, ma è venire a conoscere come la divinità viveva e operava nell'umanità di Gesù e farla nostra. Farla anzitutto nostra, perché qui, cioè, noi non possiamo tanto imitare, cioè compiere opere divine, ma possiamo fare in modo di agire alla divina, quindi in questa situazione di, come si chiama tecnicamente, di unione, di fusione con la divina volontà. Questo sì. Attenzione però, e qui c'è un passaggio fondamentale che anche questo ce lo dobbiamo mettere bene in testa. Gesù dice una cosa:
I santi che formano le stelle del firmamento sono tante, noi lo sappiamo anche, le stelle sono tante, milioni di milioni, diceva un antico slogan pubblicitario, no? Il sole è uno, o meglio, qui Gesù anche si esprime in termini, chiaramente non sta facendo un trattato di astronomia o di scienza, no? Sappiamo che molte stelle sono in realtà dei soli nel firmamento. Però sul pianeta Terra noi di sole ne vediamo uno, e ce n'è soltanto uno che illumina il nostro sistema solare, no? Quindi è ovvio che il nostro Signore non ha interesse qui a fare un trattato di astronomia, quindi parla quel linguaggio empirico che sia comprensibile da chiunque, no? Allora, le stelle sono tante, ma al Sole ce n'è uno solo. Quindi che significa? Significa che i santi che imitano, che hanno sempre imitato, che continuano a imitare e che imiteranno l'umanità di Gesù, saranno molti. Certo che già quello non è cosa da tutti, eh? Quindi già questo è un bel traguardo, ma quelli che vivono nel suo volere, che simboleggiano il sole, che simboleggiano la risurrezione, saranno pochi. Qui c'è anche un eco dello scritto che c'è nell'ultima ora della Passione, no? Dice, chi vive nel divino volere può dire: la mia vita passata è morta, d'accordo? La mia notte è finita. Arrivederci, io non ci sono più, qui c'è un'altra persona. Ok? Solo che c'è un però. Perché sono pochi? Perché nella santità del vivere nel volere divino non si deve avere nulla, nulla, nulla di proprio, ma tutto di Dio. E invece le anime anche nella santità vogliono qualche cosa di proprio bene. Quindi qui ci deve aiutare un pochettino lo Spirito Santo, perché è difficile fare esempi, come dire, generali, perché ognuno sa le cose sue. Allora, io tante volte ho detto, lo ripeto, cioè un esercizio per disporsi a ciò, come dice Gesù, per disporsi a ciò le anime, di spogliarsi dei beni propri, troppo ci vuole. Allora, io personalmente, nella mia, come dire, povertà e ignoranza, perché tutti siamo ignoranti davanti all'Altissimo, quando mi dico: come si fa a fare questa cosa qua? Come si fa a mettersi in questo orizzonte? Ecco, io la cosa che vedo, l'ho detto altre volte, è l'esercizio dell'offerta a Dio di tutto. Ti metti davanti al Signore e dici: spogliarsi dei propri beni. Vediamo quali sono i beni che ho, quali sono le cose per me importanti nella vita, le cose che mi piacciono di più, le cose a cui tengo tanto. E comincia a passare la segna. E dice Gesù: se tu me la togliessi, io te la darei? Sì, anzi, ti dico, se vuoi, toglimela, purché io possa vivere nel tuo volere. San Giovanni Bosco già diceva qualcosa del genere, no? Dice, il motto dei Salesiani è: da mihi animas, eccetera, tolle, dammi le anime e toglimi le altre cose. Fino a che punto? Ecco, questo è un esercizio. Dice: ah, non lo faccio, ho paura, perché se dopo il nostro Signore mi stesse ascoltare mi toglie la cosa a cui a me è più cara al mondo. Allora, se c'hai paura, già vuol dire che c'è questa riserva interiore, no? Cioè, come tu dicesti al Signore: prendimi tutto, ma non questo. Ecco, prendimi tutto, ma non questo, non si può dire. Nella consapevolezza, cioè, questo è adombrato anche un pochino, a mio avviso, cioè, quando si rimanda alla scrittura, no? Questa grande santità, perché è grandissima santità, è a mio avviso adombrata. Non so se c'è qualche passaggio degli scritti, a breve dovrei completare almeno la prima lettura, però stiamo ancora lavorando. Non so se c'è qualche passo degli scritti dove si parla del sacrificio di Isacco, ecco, quello è un'ottima immagine del vivere nel divino, cioè tutto, tutto, tutto. E se tu mi spogliai, io non mi devo tenere più niente di mio, proprio niente, nessun onore, nessuna dignità, nessuna buona fama, nessun bene materiale, nessuna soddisfazione, nessuna consolazione, nessun bene spirituale.
nessun bene soprannaturale. Guardate quante volte Luisa veniva privata poi dei beni più grandi dell'assenza di Gesù e stava sempre smaniando, lo sappiamo a memoria ormai dagli scritti, no? E Gesù diceva: non è importante che vengo io, è importante che tu vivi nel mio volere. Quante volte gli era detto, no? E anche qui, quando Luisa gli dice: ah, beati loro che ti hanno visto, che ti hanno incontrato sulla terra, Gesù dice: no, no, non beati loro. Molti di quelli sono rimasti più felici di prima, molti di quelli che hanno incontrato Gesù l'avranno maledetto quel giorno, perché l'hanno incontrato Gesù pure quelli che l'hanno condannato a morte. Pure quelli che durante la Via Crucis stavano a ricoprirlo di insulti, a tirargli la roba addosso, l'hanno visto Gesù, hanno visto la sua bellezza, hanno ascoltato la sua voce, che gli è cambiata nella vita? Niente. Questo fa anche comprendere come, anche se ti apparisse nostro Signore, sì, sarà sicuramente una bella esperienza, sarà un bel momento, ma l'apparizione di nostro Signore non è che automaticamente ti fa diventare santo e ti rende impeccabile, ti obbliga 100 volte tanto a tendere alla santità. Come si dice di noi poveri preti, sta nel diritto canonico questo qui, che un prete è obbligato più di un fedele alla santità. Primo perché ha ricevuto di più e secondo perché deve dare il buon esempio. Questo per capire, cioè, se non c'è la divina volontà, ma tu avevi anche visto nostro Signore Gesù Cristo, la Madonna. E poi pure andare all'inferno, nonostante che hai visto Gesù Cristo e la Madonna, perché c'è gente che ha visto Gesù Cristo e la Madonna è andata all'inferno, sicuramente Giuda è andata all'inferno, d'accordo? Senza ne... cioè, l'Evangelo Gesù lo dice. E Gesù Cristo ha visto, Giuda ha visto, certamente Gesù Cristo è stato insieme per 3 anni e avrà sicuramente conosciuto e visto la Madonna, ma non mi sembra che ne abbia tratti tutti questi grandi effetti. Quindi Gesù dice: ta 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 ta, attenta, cioè capisco, insomma, che accolgo il tuo atto di amore, no? Perché Luisa è innamorata, è chiaro che per lei stare con Gesù era il tutto. Ecco, quindi certamente questa cosa Gesù l'accoglie, però ricordati, non è questa la cosa più importante. La cosa più importante è la mia volontà, perché questa ti racchiude tutti i beni nell'anima e ti dà la vera felicità, nemmeno, non legata nemmeno, cioè tu dici: viene Gesù, tocco il cielo con dito, però Gesù se ne va, perché sicuramente in questo mondo, anche per Luisa, cioè Gesù non può stare visibilmente con te H24, se no stai già in paradiso. Insomma, io non conosco, a mia conoscenza, insomma, storia e libri di santi dove si era realizzata questa cosa. Forse esisteranno, insomma, però sembrerebbe comunque una cosa strana, perché se stai sempre H24 con Gesù c'è veramente il paradiso sulla terra. Ma il paradiso sulla terra lo si può vivere vivendo nella divina volontà e gustando quella felicità che nulla e nessuno può togliere, come Gesù dice nel Vangelo: vi vedrò di nuovo e sarete nella gioia e nessuno vi potrà togliere la vostra gioia. A questo dobbiamo tendere. Poi, se Gesù ci visita, sarà una piccola estasi anticipata, lo ringraziamo e quando parte gli diciamo grazie e va bene, ma non è quella la cosa più importante. Ecco. La cosa più importante è aspirare a diventare soli. Saranno pochi, ecco, questo ci fa comprendere che, ecco, ci sono questi requisiti interiori, ecco. Tutto a Gesù non vuol dire che tu non puoi fare più nulla, non puoi, cioè, ma nella, cioè, capito? Quando facciamo questo esercizio, noi non dobbiamo scherzare. E Gesù non scherza perché ci prende molto sul serio. Se Dio non vuole toglierti alcune cose, te le vuole lasciare e non sono un ostacolo per te e non ti fanno male, non te le toglierà. D'accordo? Ecco anche la fiducia che noi dobbiamo avere. Se alcune cose non le devi lasciare, lui ti farà, non ti darà quella inquietudine interiore che ti fa capire che la devi lasciare e che non ti passa fino a quando non la lasci. Ecco, ma il resto sia tutto sempre e solo nel suo volere. Bene, ti ringraziamo Santa Vergine Maria, ecco, di
tutte quante queste considerazioni, sui doveri che abbiamo nei confronti del nostro Creatore e su questa disposizione fondamentale, ecco, per vivere realmente nella divina volontà, per essere nel fortunato numero di questi pochi, ecco, che godranno di queste grandi grazie che però richiedono il dono di tutto noi stessi. Aiutaci in tutto, ecco, a proseguire con gioia, con entusiasmo e con determinazione, ecco, il nostro cammino che ci porti a vivere nel regno del Fiat Supremo. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti. Ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.